Io ve lo giuro, ragazzi, io ho proprio finito le parole. Io non so più che dire, io non so più che dire. Cioè, non so più che dire. Io non lo so. Cioè, non lo so proprio, non riesco. Perché poi, no? Allora, una volta perdi perché fai cagare. E dici, raga, dovete impegnarvi. Una volta perdi perché magari può capitare, il mister sbaglia la formazione per una volta. Può capitare. E allora, vabbè. Perdi perché mi stai sbagliando la formazione. Una volta c'è sfortuna, una volta non ci sei con la testa. Ma non è possibile che dopo... Raga, sono passate 13 partite? 13 mi sembra. Abbiamo fatto 5... No, sì, 5... Non mi ricordo. Comunque abbiamo fatto o 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. O 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Comunque, in linea di massima tra 8 e 9 partite non vinte. Cioè, ma di che cazzo... A che cosa cazzo vogliamo appellarci? A cosa vogliamo appellarci? Ma poi il discorso qual è? Che io dico, oh, mi perdi il derby, mi rodo il culo perché è il derby. Fra l'altro c'è un caldo che mi moro. Mi perdi il derby, ok? Ok, mi rodo il culo perché è il derby, va bene? Però uno dice, la Lazio, ok? Che è una squadra comunque che se la gioca, che viene per vincere. Poi magari ci sta che non vince, ma viene per vincere. E quindi, vabbè, va bene. Mi perdi il Napoli, perché non mi hai perso, però mi perdi il Napoli. Va bene, mi perdi il Milan, lo accetto. Accetto anche che se mai va male, mi perdi con la Fiorentina, che mi hai pareggiato. Ma tu non mi puoi perdere 3 partite con Spal, Bologna e Udinese, perché sono sconfitte inaccettabili. Sono sconfitte inaccettabili. E non esiste, e non può esistere, non può esistere, non può esistere. Io poi vogliamo dire una cosa. Allora, oggi la Roma nemmeno ha giocato troppo male, perché comunque abbiamo giocato solo noi, raga. Abbiamo giocato solo noi. L'Udinese ha fatto un tiro in porta, un tiro in porta, ok? E ha fatto gol. Però che gli vuoi dire? Cioè, nel senso, cosa aspetti? Che ti aspetti? L'Udinese viene a fare la partita contro la Roma? No, l'Udinese ti aspetta, ti fa un tiro, ti purga, si difende bene e porta a casa i 3 punti. Oggi, ragazzi, c'ha ragione chi vince. C'ha ragione l'Udinese. Poi possiamo usare tutte le attenuanti del caso, ma la palla non la buttiamo dentro manco con le mani, perché è vero che ha giocato solo la Roma in avanti, è vero che attaccavamo sempre, ma quali sono state le occasioni della Roma? Quali? Quali? E lo Shaarawy che tira sempre di fuori? No, perché io a quel punto cerco di capire. È quello il discorso. Io cerco di capire. E non mi fate capire. Non riesco a capire. Anche oggi, no? Poi qualche parata del portiere l'ha fatta. Musso, ragazzi. Musso, io non ci posso credere. Ho dovuto pure mettere pausa. Mi stavano a guardare. Se fermano e me... Io dico, se fermano e me guardano, no? Ma se uno vuole sclerare, se uno si scaccola dentro la macchina, ma lasciatelo scaccolare. Cioè, non mi sto... Però, cioè, capito il senso? Ma che ve frega a voi? Poi... La zella degli infortuni, che non ci abbiamo più nessuno. Il Milan è peggio di noi, attesi, perché poi i milanisti diranno: almeno se voi non avete più giocatori, voi peggio di noi, voi molto peggio di noi. Però, santi Dio, tutti i titolari, e Manolas affaticamento, De Capitano, De Rossi, e si è rotto. E poi chi cavolo era? Chi è che si è fatto male che non mi viene? Olsen nel pre-partita si è fatto male. Olsen nel pre-partita. Però ti si continua a rompere, però ti si rompe su se. Cioè, senti quel coso, quel cazzo, c'è cioè, tipo un ragno. Che tu gli dai una botta e diventano tanti ragni. Ecco, a Pirotti invece ha un infortunio, tu lo guarisci e gli diventano altri infortuni. Però ti si infortuna sull'infortunio. Ora sta tornando, prima o poi lo vedremo Pirotti, perché lì a sinistra, ragazzi, Pirotti ci manca. Pirotti ci manca. Io non lo so. Poi che vuoi dire? Cioè, cosa, dopo che hai detto questo, che cosa vuoi dire? Domani faremo l'analisi tattica, ok? Domani analizzeremo la partita, mi metterò lì carta e penna, e come faccio sempre analizzerò la partita. Però non è possibile. Cioè, non è ancora un'altra sconfitta. Poi posso dire una cosa. Allora, io non me lamento mai degli arbitri, mai. È una cosa che io odio sentire negli altri, ok? Però se arriva un certo punto, dopo 15 partite, che a me mi rode un po' il culo, perché oggi c'era un rigore netto a mio modo di vedere. Anzi, non a mio modo di vedere, perché un laziale sul gruppo di calcio mi viene a scrivere perché non hanno dato sto rigore, è impossibile, laziale, ok, poi ovviamente il gol di mano, ci mancherebbe che non annulli il gol di mano, ok, lì, così, ok. Settimana scorsa, l'ultima partita, no, quella con la Fiorentina, a parte che pure settimana scorsa non mi ricordo che cazzo, abbiamo vinto 4-1, io l'ho detto, è inutile, però, insomma, abbiamo vinto, ora magari non ne parli, c'era un rigore per noi che ci è stato dato. Settimana prima con la Fiorentina, rigore, raga,
Di che volevo parlare? Di cosa volevo parlare? Di rigore veramente di Simeone che dà un calcio un faccio al Sane. Però che cosa vuol dire questo? Che mi fa ancora più rodere il culo. Perché senza un probabile rigore tu non segnavi. E quindi non è un attenuante. Io lo dico perché è giusto che io lo dica. È giusto che a un certo punto lo dico dopo un po' che mi rode il culo, ok? Ci sta. Però non c'entra niente. Se avessimo pareggiato sul rigore, ok? Anche se il rigore c'era, non sarebbe stato un attenuante. Cioè, ragazzi, la palla la devi buttare dentro. Poi ci stanno le partite difficili. Quando la Roma vince in modo difficoltoso, però riesce a portare a casa dei punti, vince da grande squadra. Però un conto è essere grande squadra, ok? Un conto è faticare come la merda. Cioè, quello è il discorso. Non è che tu, allora, vinci a Torino 1-0. Io ho detto, vinci a Torino. La Roma ha vinto a Torino 1-0 col Torino, ok? Abbiamo detto, la Roma ha vinto da grande squadra. Da grande squadra, faticando, sbloccandola alla fine, grazie all'ingresso di un nuovo giocatore, con Diego che fa una grandissima cosa, fa un grandissimo gesto atletico. Perfetto, va bene così, perfetto. Che succede però? Che poi tu da 2-0 mi pareggi 2-2 in casa contro il Chievo, un Chievo che non ha fatto più punti, che in questo momento è la squadra più scarsa del campionato. Mi perdi con il Bologna, che non aveva fatto un gol fino a quel momento, prendi i primi due gol del Bologna. Mi perdi con l'Udinese. Poi io l'ho detto su Twitter, seguitemi se non mi seguite, Real Sequolf mi sembra che mi chiamo, perché avevano creato un profilo che non era il mio, sempre Sequolf. Ho detto ragazzi, stiamo attenti, perché l'Udinese ha preso un allenatore che li fa giocare bene, perché Nicola è stronzo, cioè nel senso stronzo nel senso positivo, non è un coglione nel senso sciocco, ok? Quindi non vi aspettate che andrete a Udine a fare la scampagnata. Noi aspettavamo questo, perché sotto porta la palla non la butti dentro nemmeno con le mani, ti metti lì con le mani, la tiri, taccio del dolore, non la butti dentro, allora c'è qualcosa che non va, allora c'è qualcosa, io non ne posso più. Prima di chiudere il video, regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione, e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita, il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.